Ciao bambini, come state? In questa puntata andiamo a fare un salutino alle mucche? No, non è vero. Facciamo qualche lavoretto qui su questo piano e più precisamente voglio andare a rimuovere un po' le vecchie coperture dell'illuminazione. I miei soliti ripensamenti, ragazzi, niente di preoccupante. Comunque. E voi vi chiederete, ma perché Marco devi togliere queste cose già fatte, lavoro già fatto, devi stare a rifare? Boh, così più che altro perché tutte queste liane che crescono senza controllo mi impediscono un po' la visuale del giardino. E niente, avevo pensato più che altro di fare un tipo di illuminazione che fosse in qualche modo più artificiosa. Non tanto naturale, perché qui secondo me ci può stare come concetto, renderlo un po' più simile a una coltivazione. E come prima cosa devo preoccuparmi di togliere tutte queste cose qui. E comunque, come potete già vedere adesso, senza tutti quegli impedimenti, si vede molto meglio. Che ne dite? Ah, si può dirla tutta. Avevo anche deciso di togliere quelle zucche lì. Tanto quella è tutta illuminazione eccessiva. E questo mi dà anche i blocchi rispettivi per riempire. Quindi è tutto calcolato, ragazzi. Che sbatto però, rega. Perché? Poi basta, eh. Cioè, se mi vedete fare un'altra volta una cosa del genere, picchiatemi. Una strega. Oddio. Aiuto. Una strega. Avete sentito, rega? Oddio. Una strega. Ah. Cosa dite? Non lo so, ho paura. Io ho paura. Ho veramente tanta paura in questo momento. Questo gioco è superbo anche per momenti come questo. Sei lì tranquillo a un certo punto. Oddio, cos'è? È impaziente la signora. Andiamo a darle il benvenuto. Stando a debita distanza, ovviamente. E sperando che ci sia solo quella, tra l'altro. Zucchero! Ah, sì. Eh sì, è già tutta un'altra atmosfera, eh. Sì, voglio proprio fare delle lampade industriali qua. Sì, ci sta, ci sta. Non preoccupatevi.
Mini zombie, no, zombie integro. Ok, quindi abbiamo accertato scientificamente, che quello è spawnabile. E questo non va bene. E quindi molto semplicemente noi ci mettiamo uno slab, che mi sembra anche abbastanza discreto, devo dire, non si nota nemmeno, e questo ci impedisce che nasca qualche mostriciattolo, soprattutto su quel blocco. Poi vedremo gli altri. E anche, diciamo, una fogliettina, così eliminiamo anche quell'altra possibilità in quel mini blocco. E questo dovrebbe essere sufficiente. Sì. Ah, eh sì. Però adesso ce li ho, eh. Eh sì, eh. Chi è stato? Sono stato io. Brutto coglione. Sì, dai, anche se non vorrei, però lo faccio. Ci vuole. Qua ci vuole. Magari ci metto un legno, ecco esatto, se ci metto un legno, giusto da minimizzarlo. Sì, farò così. Dangete e dangete, oh, beneshum, adeshum, faceshum, un po'. Boh, non so quanti. Potrei contarli, ma non c'ho voglia. Un po' di levette. Un po' di leve. 32. Ci pigliamo un po' di leve. E ce le ficchiamo. Guarda che figo. Cioè, tu guarda che figo. Cioè, tu guarda. Guarda che storia. Tu guarda che storia. Potrei farla più profonda, sta pozza. Non lo so. Voi cosa dite? Più profonda, meno profonda, va bene così? Lascia. Era figo. È molto figo. È veramente molto figo. Figures. Very figo. Comunque stavo divagando. Dicevamo, volevo intanto trovare nord e sud. E direi che ci siamo. Qui siamo a sud. Perciò l'idea qual è questa? E così punta a nord. Va bene. Mettere queste belle leve simpatiche, azionarle, voi direte, che minchia. Stefa, intanto noto con sorpresa e anche un po' di timore, devo dire che alleggerisce la luce. E questo mi piace, anche se potrebbe causare qualche problemino. Stiamo a vedere, ragazzi. Comunque ribadisco, secondo me c'è abbastanza luce. Ecco qua. Se devo essere sincero, non dovrebbe venire così, ma questa forse si salva. Sì, questa si salva, ma questa e quella là avranno un destino differente, ragazzi. Voi cosa dite, buio? Insomma. Ok, insomma. Però, io sono fiducioso. Mangiamo una fetta di torta alla fiducia. Comunque.
L'idea è questa. Capisci a me? No, sì, ne devo fare quantità industriali comunque. Poi devo anche fare un sacco di giro giro tondo. A meno che sia un'idea. E voilà. Beh, devo dire che fa. Mi piace. Ah, eh sì. Sì, ho qualche dubbio sul buio. Sembra molto buio, tutto molto buio. Comunque. Vedremo. Eccoci qua. Si è già accorto di leve. Nuove leve. Venite. Ah! Via. Abbondiamo. Abbondiamo. Ma mi sa che ho abbondato un po' troppo. Oddio. Uno multipecora, avete sentito? Pecora e eco. Eco pecora. Eco scatarrata di lama. Ci piace. Ci piace. Bom. Ah. Allora. Dato che così. Visto che posso, se posso, in teoria, dovrei potere. Qui siamo a nord, perché come vedete è bianco, bianco e nero è nord. Allora, io ci metto come di là, vedete, le leve che puntano a nord. Tutto a nord, no, tu non c'entri un cazzo. Tutto a nord. A nord e nord e nord e le altre est ovest vediamo da che punto ci schiatta a molla o seppure staranno sempre a nord, anche perché queste abbiamo detto di no. Ah, adesso con i mostri vediamo, ragazzi, io non so cosa dirvi in questo momento. Io spero di no, ma se proprio dovessero saltare fuori, tanto c'è la ringhiera che li tiene a bada. In secondo luogo, posso sempre aggiungere qualche luminaria. Non ci sta problema. Quindi abbiamo detto che qua siamo a est-ovest. Io potrei comunque sempre fare nord-sud. E in quel caso punterebbe sempre a nord. È corretto. Diversamente. Scusa. Punterebbe a ovest. A west, sì, dai, nord-ovest, sì. 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 Anche il vecchio mostro John Maronski sarà soddisfatto. Porta anche ad ovest. Su west più profondo. West. Ma giusto perché posso, non è che c'è sempre per dare un riferimento, un riferimento. L'importante è l'immagine, l'immagine. Tangete.
Ed Angede. E dovrebbe mancarne giusto uno. No, invece. Siamo a posto. Siamo a posto, a posto, molto a posto. Adesso c'è solo da diventare imbecilli a fare sta cosa. Punto. Io proseguo. Ci vediamo dopo. Non ci credo. Ce l'ho fatta! Tranne questi, sì, lo so, ragazzi. State calmi. Ok, fantastico. Adesso sì, vedete, è molto più aperto. Un po' più artificioso. Ci sta. Riprende un po' il grigio. Adesso quasi quasi. Approfitto per fare anche queste altre. Quindi direi che anche qua facciamo lo stesso lavoro. Saliamo. Sì, sappi di serra, dai, su, su, convinciamocene. Convincitici di vedere. Bene, andiamo a mettervi un po' di roba. Mi sa che si è pure fatta una certa. Lo dico, si è fatta una certa. Ok, ho sistemato tutto. E io ragazzi vi saluto qui, noi ci vediamo alla prossima puntata, se volete venire a trovarmi sapete dove sono. Allora state bene e alla prossima ragazzi, ciao ciao!